L'apprendimento professionalizzante soddisfa gli allievi e il mercato del lavoro. Sono buoni, infatti, i risultati dell'indagine sugli esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali, presentata il 22 giugno presso l'auditorium dell'ISFOL. I dati sono stati presentati da Anna D'Arcangelo e Valeria Scalmato dell'ISFOL e Monia Anzivino dell'Istituto IARD. Il seminario, aperto da Sergio Trevisanato, è stata l'occasione per un confronto tra tutti i soggetti interessati e coinvolti in un tema delicato ed attuale come quello della formazione professionale dei giovani e il loro inserimento occupazionale. Su questo tema, infatti, sulla base dei risultati dell'indagine, si è svolta la tavola rotonda, moderata da Domenico Sugamiele. Contributi alla discussione sono venuti da diversi attori protagonisti del sistema della formazione professionale dei percorsi triennali, come il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, le Regioni, il CNEL, l'Associazione degli Enti di Formazione Professionale Forma e l'Associazione Nazionale Presidi. Sono seguiti interventi programmati da parte di Fiorella Farinelli e di rappresentanti del Comitato di Partenariato Sociale Istituzionale dell'ISFOL. Punti di vista e prospettive diverse per guardare ad un canale di offerta formativa alternativa che ha bisogno, come emerso dal convegno, di maggiori risorse finanziarie, di migliore integrazione e dialogo tra i sistemi di formazione professionale della scuola, per essere inserito in un sistema di formazione permanente che guarda al lavoro come obiettivo primo. Una scelta formativa, quella dei percorsi triennali, che per il momento coinvolge soprattutto giovani maschi italiani che hanno conseguito la qualifica in un'agenzia formativa accreditata nelle regioni del nord, provenienti da famiglie con un basso status socio-economico. Come emerge dalla ricerca, la scelta dei percorsi, per una quota, risulta vocazionale, mentre per l'altra costituisce l'ultima possibilità per assolvere il diritto dovere dopo carriere scolastiche accidentate. Si tratta, come ha spiegato Scalmato, di giovani arrivati ai percorsi bisognosi di apprendere attraverso l'esperienza e l'interesse verso il lavoro. Tutti d'accordo nell'intento di colmare le distanze regionali e nel dedicare più risorse ad un percorso formativo che consenta ai giovani di acquisire in tempi brevi competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Accordo anche sull'opportunità di continuare ad indagare questo settore della formazione per guidare le scelte politiche verso la soluzione di quelle criticità che, a fronte di esiti formativi e occupazionali positivi, ancora restano.